L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. Gentili telespettatori di prima free e di internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che ha l'importante compito di aggiornarvi, di informarvi e di farvi un po' di buona compagnia. Mi rivolgo a quelli che mi dovessero vedere per la prima volta perché possano cominciare a capire la natura, i contenuti dei miei messaggi, dei miei spunti, dei miei contributi, delle mie segnalazioni varie. Ogni tanto mi sentirete dire sacchetti a perdere e ora definiamola. Non è che io mi sbagli quando dico e ora definiamola. Ma per far capire la gravità del momento, invece di è ora di finirla, alla Enzo Spatalino bisogna cominciare a dire è ora di finiamola, tanto che abbiamo coniato anche questo, questa locandina, dai regia, è ora di finirla o è ora di finiamola. Poi dovete sapere che io sono contro le ingiustizie, vorrei un mondo diverso, lo so che sono un sognatore, ho i miei principi, i miei valori da rispettare, vorrei che il denaro pubblico venisse utilizzato in altra maniera, noi ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza. Molti avranno avuto a casa delle bollette, gas, luce, acqua, rincari del 500, 600%. Ecco, io mi batto contro queste nefandezze, contro l'incapacità di un governo che butta fuori dalla finestra. I soldi pubblici e non dà un aiuto alle persone che versano in una condizione di estremo disagio attaccatemi anche adesso censori dei miei stivali censori anonimi perché dovete sapere fra le altre cose che io ho un nutrito gruppo di censori tutti i compagnucci di sinistra, fatalità, guarda caso, sono loro che compongono la frastagliata schiera di oppositori. Vorrei avere il piacere di guardare nelle palle degli occhi qualche mio censore relativamente alla distribuzione del denaro in maniera assurda per verificare fino a che punto loro si possano spingere innanzitutto pregherei la regia di offrire il primo contributo l'emergenza io sono abituato oltre che a parlare vado a braccio a volte mi dimentico tante cose ma sono abituato a produrre documentazione a corredo, a conforto, a supporto delle mie parole, delle mie tesi, delle mie teorie, delle mie battaglie, di quello che dico insomma, dai regia, emergenza nazionale, bollette, rincari del gas fino al 600%, PMI e turismo finiscono in ginocchio e poi io devo vedere che danno soldi a dei ladroni, a dei lestofanti. Una delle mie battaglie, dovete sapere, è quella relativa al famigerato vergognoso fallimentare reddito di cittadinanza. Milioni, milioni di euro buttati fuori dalla finestra e poi vanno a lesinare quando si parla di aiuti alle casalinghe, ai pensionati, ai disoccupati. Ma vedete perché io ho ragione di lamentarmi. L'altro giorno hanno scoperto l'ennesima truffa. Sono notizie che mi fanno... In arrabbiare, dai, devo stare molto attento all'utilizzo di certe espressioni. A Torino davano soldi a gente che non stava neanche in Italia. Io mi chiedo, mi domando, ma i controllori... Va bene che lì spesso non sempre, ma spesso è tutta una congrega di ladroni. Noi a Napoli diciamo di mariuoli che ci inzuppano il biscottino savoiardo. Perché tu dipendente dell'INPS che hai ricevuto una dichiarazione da parte di un CAF, da parte di qualche sacchetto a perdere Devi fare le necessarie verifiche. È inconcepibile, è assurdo che migliaia di persone negli ultimi due anni abbiano potuto ricevere soldi pubblici, reddito di cittadinanza, senza averne il benché minimo diritto. Allora io devo gridarle queste cose. Da una parte lo Stato pigro che non dà soldi a chi ne ha bisogno. Uno Stato ingrato, uno Stato ingiusto, uno Stato taccagno. Dicono che ci sono tante volte problemi di cassa. Quante volte avete sentito dire... Di fronte a certe richieste non ci sono soldi. E poi ti giri dall'altra parte e vedi un fiume di denaro pubblico buttato fuori dalla finestra. Ma è ora definiamola. Basta. Io se fossi un giudice manderei in galera anche i conniventi dipendenti dei CAF, dell'INPS. Questa associazione a delinquere di ladroni di Stato che approfittano di questa situazione io modestamente preferisco aiutare un povero vecchietto, un pensionato che dopo 35 e 40 anni di contributi versati non ridete perché quello che dico è sacrosanta verità. Viene a prendere meno di un romeno, di uno straniero, che percepisce il reddito di cittadinanza senza fare una mazza. Ma è possibile, secondo voi? Mi riferisco ai vecchi e ai nuovi telespettatori. Non c'è giustizia a questo mondo. Pregherei la regia di intervenire documentalmente per l'ennesima truffa scoperta a Torino. Perché io le notizie non me le invento, leggo, inorridisco, mi arrabbio e poi vengo a prima free davanti alle telecamere a parlarne con voi che siete la mia forza. Dai regia, siamo a Torino, reddito di cittadinanza, truffa da record per 960 persone. Vi rendete conto? Ben 330 vivono in Romania. Sono stati sottratti 6 milioni allo Stato. I beneficiari, ascoltate bene, figuravano residenti tutti allo stesso indirizzo. Ma vi rendete conto? È possibile questo sconcio? Ci sono delle grosse, palesi responsabilità a carico anche di chi gestisce il denaro pubblico. I magistrati dovrebbero intervenire a gamba tesa, dare pene severe. È assurdo penalizzare la povera gente. Ci sono migliaia di persone. Alla canna del gas, che non sono in grado di pagare bollette del gas, luce acqua, ve lo giuro, io ne so qualcosa e poi devi vedere questo sfacelo. Com'è possibile che migliaia di persone presentino una domanda restando in Romania? Dove sono i controlli? Per fortuna che c'è la Guardia di Finanza, ci sono i Carabinieri che ogni tanto, indagando, fanno un po' di pulizia. Sono due anni che io parlo di queste cose e a Roma fanno gli ignorri, fanno gli americani. Sono due anni, dovete saperlo, mi riferisco ai nuovi telespettatori che, rivolgendomi virtualmente al governo, Dico: basta, basta dare soldi a sta gettaglia. Mafiosi, galeotti, furbastri, italiani e stranieri e per carità. È un assalto alla diligenza pubblica. Adesso lasciatemi fare un confronto fra i vari papi. Chi mi segue da tempo sa che io lo confesso. Non penso di commettere un reato. Io non stimo Papa Bergoglio. Non mi piace. Siamo in democrazia. È il nostro Papa, è il mio Papa. Io sono un credente cristiano-cattolico. Però quando vedo il Papa argentino, quando lo ascolto nelle sue omelie e ultimamente in quella tra virgolette particolare intervista rilasciata al guru di sinistra tale Fabio Fazio mi vengono le convulsioni non mi piace è un papa spostato troppo a sinistra è il papa dei migranti è il papa dei clandestini è il papa di tante cose che non mi piacciono a differenza di altri papi io ricordo sempre papa voitia papa ratzinger non lo so perdonatemi e ringrazio le mie sentinelle che quotidianamente mi mandano spunti preziosi contributi che io utilizzo per le mie trasmissioni li guardo li valuto, li ascolto qualche volta perché si tratta anche di video e poi credetemi, non vedo l'ora di venire qui a Prima Free per parlarne con voi. Siete voi i miei giudici, a parte quelli che hanno portato il cervello all'ammasso. Ecco, un'altra mia espressione, mi rivolgo ai nuovi. Cosa vuol dire portare il cervello all'ammasso vuol dire non ragionare. Sono quei compagnucci indottrinati che hanno qui nel Veneto, si chiamano le brenne, quelle robe davanti agli occhi che impedisce a questi compagnucci di vedere. Non hanno il senso dell'obiettività. Allora io dico sono ormai persi perché hanno portato il cervello all'ammasso. Una condizione questa che impedisce alla mente umana di ragionare, pregherei la regia di intervenire in sequenza con i tre papi: Papa Voitira, Papa Ratzinger e Papa Bergoglio. Grazie. Papa Voitira diceva: Il diritto primario dell'uomo è vivere nella propria patria. Bravo, bravo, buonanima di Papa Wojtyla. Poi Papa Ratzinger, il Papa tedesco, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare. Poi Dulcis in fondo, vediamo cosa dice Papa Bergoglio, per ricevere i migranti è un comandamento di Dio, accogliamoli a braccia aperte. Avete capito bene? Non ho parole, mi fermo una manciata di secondi per i nostri suggerimenti commerciali, approfitto per ringraziare di cuore i miei sponsor che mi consentono tutti i giorni di effettuare questa rubrichetta, l'opinione di Enzo Spatalino. Poi vi ricordo, sempre a beneficio di chi mi vedesse la prima volta, che io conduco sempre dagli studi di Prima Free un'altra trasmissione in diretta. Si chiama La voce d'Italia. Prima si chiamava La voce del Nord-Est. Ma siccome Prima Free dal primo febbraio ha fatto un balzo notevole, siamo sul nazionale. Da qui la variazione necessaria dalla voce del Nord-Est. Eravamo nel Nord-Est. Alla voce d'Italia, andiamo in tutta Italia per propagandare il nostro messaggio di informazione. Vai regia per la pubblicità, a fra qualche secondo. Da una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi, una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di Fabri Ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati. Taglio lamiere e taglio profili. Servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repack, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repack garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repack, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattateci, abbiamo la risposta su misura per te. Repack è a Campo d'Arsego, Padova www.repak.it Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Pregherei la regia di offrire anche quella locandina relativa al cambio di passo di Prima Free. Siamo passati sul nazionale canale 170. Pregherei la regia di farvi vedere questo contributo. Bisogna intervenire anche a risintonizzare i canali, il decoder, qualora voi non trovaste subito il canale 170. Bene, prima per la foga avevo dimenticato di dirvi un'altra cosa importante, di riportare la dichiarazione di un sacerdote di colore. Onesto, quando ho parlato dei tre papi, avevo in mente anche di fare riferimento alla dichiarazione fatta da un sacerdote di colore che ha tanto cervello, pregherei la regia di offrire il contributo affinché io ci legga sopra, si chiama Don Bonifacio Duru. Ha detto, lo sappiamo tutti come funziona l'accoglienza. Ci sono ragazzi che arrivano qui, di fatto, a perdere tempo. E questo è dunque solo un altro modo per distruggere la possibilità dello sviluppo dell'Africa. Che senso ha tenerli qui senza un programma? Bravo Don Bonifacio! Bravo Don Bonifacio! Lei ha le idee chiare rispetto a tanti altri sacerdoti e perché no? Rispetto al santo padre che non la pensa come lei. Lui accoglie tutti a braccia aperte e non se riporta mai nella città del Vaticano. Predica, predica e il fatto poi è nostro. Credetemi. Ha ragione questo sacerdote di colore. Ci sono migliaia di persone che vengono a bighellonare nelle nostre città, in certe zone delle città italiane, in particolare delle città metropolitane. Non puoi più camminare se ti distrai, pensi di essere in Africa, tanti sono i personaggi di colore che affollano le nostre strade si dedicano allo spaccio, allo stupro, la cronaca è ricca di questi episodi. Invece Don Bonifacio ha ragione, devono stare in Africa, sono anche dei vigliacchi perché non aiutano i loro paesi, fra i dittatori, perché ci sono anche i dittatori che comandano e si prendono i soldi, ma è colpa dell'Europa, il pesce. Puzza dalla testa, io individuo tante responsabilità in capo all'Europa che non è in grado di attuare una politica diversa. Bisognerebbe aiutarli in Africa: hanno ricchezze, non devono abbandonare i loro paesi. Vengono qui e, come dice Don Bonifacio, il sacerdote nero. Cosa vengono a fare? Una mazza, non fanno niente. È un grosso rischio potenziale che la società occidentale sta correndo da anni. Io, e mi rivolgo sempre ai nuovi, faccio riferimento a Troia, alla fine che hanno fatto i troiani portando il cavallo dei greci dentro le mura. La stessa fine, non ridete. La farà l'Italia e la faranno gli italiani. È solo una questione di tempo, come ammoniva giustamente anche Oriana Fallaci. E chiudo con l'esibizione di questo documento che avevo dimenticato nella prima parte di farvi vedere, andando a braccio, capita che mi sfugga qualcosa, era il titolo relativo alla Maxi Truffa di Torino. Torino, Maxi Truffa sul reddito di cittadinanza. Indagati: 960 stranieri che fingevano di risiedere in Italia e si dichiaravano senza reddito hanno beneficiato del reddito di cittadinanza senza neppure essere residenti in Italia. Ma immaginate lo scandalo dichiarando un indirizzo falso nel comune di Torino. Non ho parole, lascio a voi ogni ulteriore commento. E io sono qui a fare questo lavoro di informazione. Perché i mezzi di informazione nazionali, tutti veicolati, manipolati dalla sinistra, tutti filogovernativi, non parlano di queste schifezze. Per essere informati in una certa maniera dovete seguire prima free, in particolare Enzo Spatalino, con l'opinione di Enzo Spatalino e con la voce d'Italia. E valga il vero, anche per oggi penso che possa bastare. Solo un ringraziamento per la vostra cortese attenzione, un grazie per i miei sponsor. E un grazie per la parte tecnica al nostro regista Matteo Rossi in cabina di regia. Arrivederci.